Vorrei fare questa preghiera per ringraziare Dio di queste settimane e per pregare in particolare per i bambini e per i ragazzi che nel mondo, anche qua a Corbetta, ma in tutto il mondo soffrono, hanno molti più problemi di noi. Noi in queste settimane ci siamo divertiti, siamo fortunati. È una fortuna poter avere una vita che ci permette di essere in salute, di muoverci, di correre, di stare assieme. Non abbiamo in linea di massima grossi problemi né per il mangiare, né per il vestire, né per andare a scuola. Non abbiamo problemi di guerra. Non abbiamo problemi forti nella vita, la maggior parte di noi. Io sto parlando soprattutto dei bambini e dei ragazzi. Allora mi piacerebbe pregare per tutti i vostri coetanei, per tutti i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani che nel mondo soffrono e non si possono permettere di passare 3, 4, 5 settimane divertendosi come abbiamo fatto noi. E poi una preghiera particolare la vorrei fare anche per il nuovo arcivescovo che oggi è stato nominato e che da settembre sostituirà il Cardinale Scola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il tema di quest'anno è, detto fatto, è la creazione. I bambini, i ragazzi lo sanno, tutti i giorni abbiamo fatto i momenti di preghiera in cui si leggeva quel pezzettino della Bibbia che dice: Dio pensò di fare la terra, lo pensa e lo fa. Detto, fatto. Dio pensa di fare il cielo, lo dice e lo fa. E così via. Fino all'ultimo giorno in cui si dice Dio pensa di mettere al centro della sua creazione noi uomini, ci pensa con amore e ci fa con amore. Il tema di quest'anno quindi è la creazione, però io penso che Dio ha fatto due creazioni, così dicevano già credo Sant'Ambrogio o Sant'Agostino. La prima creazione ha creato il mondo, nella seconda creazione ha ricreato noi uomini morti a causa del peccato. C'è una seconda creazione che non è il mondo è già stato fatto, c'è una creazione che ogni giorno Dio vuole fare nuovamente, è il nostro cuore, siamo noi stessi, ci vuole ricreare come persone nuove, come figli nel Figlio che è Gesù. Ci vuole fare a sua immagine e somiglianza. Noi ci rendiamo conto che tante volte non siamo a immagine e somiglianza di Dio, nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nel nostro cuore e nelle nostre opere. E allora io penso che la preghiera, il pensiero più bello possa essere: grazie Dio che tu hai fatto questo mondo, questa creazione per noi, aiutaci a ricrearci ogni giorno, facci nuovi uomini e nuove donne ogni giorno. Io poi voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per l'oratorio estivo, ringrazio i volontari che a vario titolo si sono messi a disposizione, al bar, nelle pulizie, chi aveva qualche minuto di tempo che è venuto qui, e io spero che sempre di più ci siano persone che a Corbetta, quando hanno qualche minuto di tempo, vengano qui in oratorio. Questo fa bene, soprattutto non all'oratorio, soprattutto a chi lo fa, stare in oratorio, stare qui a servire per Gesù, stare qui in mezzo ai ragazzi è bello, cioè solleva lo spirito, è una maniera per essere ricreati da Gesù. E poi voglio ringraziare in particolare tutti i ragazzi, tutti gli animatori che si sono messi, si metteranno a disposizione anche settimana prossima. E io agli animatori però voglio dire questa cosa qui, agli animatori e anche ai genitori. L'oratorio è una bella parentesi, è una parentesi di circa un mese.
anzi forse anche qualche cosa di più, perché è stato preceduto dagli incontri di formativi che gli animatori hanno fatto un mese prima. Ma l'oratorio estivo ha senso se c'è un prima e se c'è un dopo in oratorio. È un po' come le parentesi, no? Le parentesi hanno senso se sono all'interno di un discorso, no? Quando io leggo un testo e c'è una parentesi, è all'interno di un discorso più ampio. E così la parentesi dell'oratorio estivo non ha senso se rimane lì. L'oratorio estivo per un adolescente ha senso se è il trampolino di lancio per ributtarsi dentro in oratorio, in primis a fare il catechismo, ad andare a messa, a riscoprire il senso dell'oratorio, che è quello di conoscere Gesù. Secondo, a servire in oratorio e non a servirsi dell'oratorio. L'oratorio non è un luogo di cui io mi servo quando non so con chi andare, ho litigato col gruppo di amici, è chiuso da altre parti e l'oratorio è aperto, piuttosto che ci vado fino a quando mi fa comodo e dopo basta. L'oratorio è da servire, non è da servirsi dell'oratorio. E facciamo in modo che l'oratorio estivo non sia solo una parentesi, ma sia il pezzo di un discorso molto più ampio. E concludo con un ultimo ringraziamento a Don Giuseppe, che sarà il suo qualche modo sarà, diciamo così, il suo ultimo oratorio estivo qui. Io gli sono molto grato, a parte che Don Giuseppe è sempre passato qua tutti i pomeriggi a salutare, eccetera, ma noi preti non siamo dei singoli, non siamo delle isole, ok? Noi preti siamo una comunità, siamo un presbiterio qui a Corbetta, con Don Bruno, con Don Cristoforo, con Don Mario, con i preti, anche con i preti somaschi, ma in particolare parroco e coadiutore non sono due singoli come due binari che vanno, che non si toccano mai, no? Ma sono come quei due binari che si incrociano. Io devo dire che per me, in questi anni con cui sono stato con Don Giuseppe, anche per l'oratorio è stato così. Per l'oratorio abbiamo condiviso tutto, non c'è stata scelta, non c'è stata decisione, non c'è stata riflessione che io ho fatto in oratorio che non l'ho condivisa prima, durante e dopo con Don Giuseppe. E quindi devo dire che io di questo gli sono grato, e questo è un momento di saluto anche per lui, no? Ha fatto un discorso altamente importante, impegnativo, grazie. Comunque da parte mia il grande ringraziamento ancora a tutti gli animatori, e fatti in modo che da animatori abbiate diventare educatori. C'è un prima e un dopo, ha detto Don Alessandro, ma il perno di tutto è il Signore Gesù, ma che si serve di Don Alessandro, che ha portato avanti tutta la fatica dell'oratorio feriale, per cui lo vogliamo ringraziare in modo particolare. Un grande applauso. Sicuramente lui non so come facesse arrivare alla sera ancora pimpante, ha fatto un sacco di cose, di fatiche, di lavoro, ma sempre contento, per cui anch'io devo ringraziare lui. Vedete, il buon Dio quando ci ha creati, ogni cosa che ha fatto, dice la Bibbia che Dio si è riposato. Dopo aver fatto la luna, Dio si riposa. Ma quando ha fatto l'uomo, la donna, la Bibbia dice che non si è riposato. Perché? Perché ha trovato uno, dice Sant'Ambrogio, quia peccata dimitteret, a cui rimettere i peccati. Ecco chi siamo noi, l'opera più bella di Dio, perché lui ci vuole così bene che ci ha creati capaci di fare anche i peccatacci. E lui è contento di rimettere i nostri peccati. Qui è in venitunum, qui è peccata dimitteret. L'ha scritto Sant'Ambrogio, questo, è bellissima questa frase. Comunque,
Grazie di tutto e buon divertimento. Fatto il suo disegno.
applauso. Giorno. Allora dobbiamo farci aiutare. Nessuno lo sa, dai. No, aspetta. E chiamiamo i giudici? I giudici! Dai, venite ad aiutarci! Matteo! Oh. Giovanni! E la Martina! Un forte caloroso applauso per i nostri giudici della nuova e primissima edizione dell'Ozark Got Talent, Enrico e Melissa. Sapete rispondere alla domanda? Cos'è stato creato il primo giorno? Certo che lo sappiamo. Acqua. Ma no, dai, sciocchini. Penso che loro lo sappiano, vero? Ditelo, ditelo! Esatto! È la luce! Chiarona, la luce! È vero, ce lo siamo proprio dimenticati. Ma dai, come ti ho fatto? Sapete tutti cos'è Italia's Got Talent? Italia's Got Talent è un programma dove tutti i talenti italiani vengono a esibirsi. Ed è proprio quello che faremo questa sera. Abbiamo chiamato i migliori talenti di quest'estate proprio per farli esibire. Durante la serata gli animatori che saliranno sul palco avranno anche la possibilità di ribaltare la classifica. Facendo Iniziamo? Dei giochi che proporranno i giudici, vero? Assolutamente sì. Giudici, accomodatevi. Dai. Iniziamo con il primo gioco. Facciamo entrare i gialli. Caloroso applauso ai gialli. Siete pronti? Presentati. Allora, io sono Giulia. Alessandra. Jeremia. Ma che vestiti strani, guardali! Io sono vestito da Simba. Io da Nala. Per Redolo. Da Nara, mamma mia! Allora, qual è stato il vostro gioco spettacolo preferito? Qualunque! Qual è stato il vostro gioco spettacolo preferito? Allora, quello di oggi, perché abbiamo collaborato tutti, anche i capitani, e si sono travestiti anche gli arbitri per... modestamente. Brava, e... sono d'accordo. Brava, brava, vero, vero. Un applauso, dai! Grandiosi! Qual è stato il vostro momento preferito durante l'oratorio? Sforzo fisico, mentale e altre varie cose, dare il massimo meglio per tutto. Come sei profondo. Esatto, però apprezziamo, apprezziamo! Chi è il vostro arbitro preferito? Attenti alla risposta perché io e Enrico possiamo togliere i punti. Non sbagliare. Sono uno. Allora, siamo anche noi!
non sbagliare risposta. Solo uno, siamo in 5 arbitri. Ci siamo solo. Anche noi. Non sbagliare. Non abbiamo uno preferito. No, non uno. Non si può sceglierne uno preferito. Ne abbiamo tanti che sono nostri, sono migliori. Non puoi dire, non ci sono. Diplomatica. No, non è vero. Sei diplomatico. Gli andiamo buona? Sì, vabbè, siamo no, un po', siamo un po' no. Lecchini. Per me no. Siamo un po' lecchini. Bah. È vero, siamo un po' lecchini, però alla fine siete voi che ci date i punti. Loro mi sembrano particolarmente simpatici. Noi vorremmo una risposta. Grazie. Che facciamo? Per me sì. Per me sì. Love you, baby. Giudici, volete proporre un gioco? Ma sì, dai, io direi un bel giochino. Dici tu il pasto? Va bene, allora faremo. Dai, dillo tu che è la R mossa che piace bene. Allora, facciamo un bel giochino divertente, divertente che si chiama. Coke! Metteremo alla prova le qualità. Siete pronti? Io farò iniziare la Giulia, proprio a caso. No, Giulia! 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 Giulia, Giulia. Allora, io lo faccio se cantate tutti voi con me. A posto? Massimo, dai. Adesso arriva, arriva! Buon viaggio, che sia andata o ritorno, che sia una vita solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, per quanta strada ancora c'è da fare. Amerò il finale! Pezzettino per convincere la giuria, no? Un po' più difficile, dai. Dai, dai. Più difficile. Siete pronti? Va bene, ci siamo anche noi. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Negate cappia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nel caffè, internetologi, socio onorario, gruppo dei selfisti anonimi, intelligenze del mondo, risposte facili, inutili, c'è casi, storia dal gran finale, spera sì, spera sì, comunque vada a passare, sì, diventerò. Pastorino? Bravo giudice, bravo, bravo. Bravo giudice! Ma te hanno convinto? No, ai gialli! No, a me! Ma... A me non hanno convinto! Allora, diciamo che c'è un pensiero un po' più profondo.
profondo. La Giulia poteva fare un po' più la scimmia, diciamo, vero? Brava scimmiottina comunque. Ma secondo me Giulia era un po' calante quando c'era l'acuto. Esatto, sulle note alte. Sulle note basse impeccabile. Che schiatta, cosa ne pensi? Ha una voce da uomo. Abbastanza bene, dai. Un pezzo di pasto. Tutto sommato è un ci siete. Grazie giudici. Adesso facciamo entrare i primi concorrenti. Ciao, io sono Francesca. Ho fatto tipo del laboratorio di danza e abbiamo fatto degli esercizi sul tema dell'oratorio. I più piccoli avranno come tema, diciamo, gli animali, mentre quelli più grandi i quattro elementi. E niente, abbiamo usato la danza come linguaggio del corpo. Curioso, molto curioso. Un bel applauso! Show you, guys.
Inizi? Sì. Per me è assolutamente sì. Allora, io ho riconosciuto un po' di belle facce, siete state molto cucciolose e graziose, quindi per me è un sì assolutamente. Ma come ballate bene! Io sono stato tanti anni giudice a X Factor Italia e non ho mai visto gente vestita così bene. Siete bravissime! Per me è un super iper arci extra sì! Ultimo applauso! Adesso ci sarà il secondo ballo della Francesca. Thank you.
Bravissimo! Bravo, bravo! Mamma mia, delle ballerine professioniste abbiamo qua! Esatto, sono d'accordo con te, Enrico! Giudici, cosa ne pensate? Io ho apprezzato molto la scelta della musica, per me sì. Non so come si dice in italiano questa parola. How do you say, like a bomb, you know, like an explosion. Avete spaccato, brave. Allora, io sono un po' indeciso ora. Pubblico, cosa ne pensate? Giudice, per me sì. Bravissime! Potete accomodarvi. Questa sera però abbiamo dei talenti veramente eccezionali. Sì, sono bravissimi. Allora, nel frattempo possiamo continuare con un altro gioco e facciamo salire la squadra dei rossi. Un applauso! Aspettate, presentatori, dovremmo fare una cosa. Oddio, non ti fate preoccupare. Aspettate, volete fare una cosa? 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 Cosa, signore e signori, farà? Sono curioso. Da quanto l'aspettiamo, Pasto? Allora, vai, salite. Dobbiamo raccontarvi una storia. Storia? Sentiamo questa storia. Cos'è? Due o tre anni fa, non mi ricordo più. Neanch'io la so questa storia. Due anni fa io e Matteo eravamo i capitani dei rossi. Grandi. E alla fine del nostro balletto abbiamo voluto sparare i coriandoli. Il problema è che non ci siamo riusciti. Oggi siamo qui. Ma perché per riprovarci? Ci sei? Per terra i microfoni, li spaccate. Pronto? Tre. I microfoni. Due. Uno. Fuoco! Sì! Bellissimo! Dopo tanti anni ce l'avete fatta alla fine! Hanno realizzato il loro sogno di bimbi, poverini! Sì, più o meno! Poverini davvero! Mi hanno addirittura abbandonato, io non lo so, questi maschi idioti! Povera Martina! Questi maschi idioti sono incredibili! Giudici, per me e no! Neanche per me e no! Io appoggio i presentatori! Gentilissimo! Prego, prego! Ma come no? No! Pessima! Dai, facciamo i seri. Vai, torniamo a noi. Facciamo adesso devono giocare i rossi. Ma chi prima presentiamoli. Chi siete? Claudia. Non si sente, vogliamo risentire. Alzate la voce. Elisa. Un'altra Elisa. Chiara. Però aspettate, io non ho sentito il capitano come si chiama, non è funzionato. Il capitano. Claudia. Grazie mille, Claudia. Io sono vestita da Stephanie dei Mets. Grande. Sono vestita da Chiara. Grande Chiara, in mezzo a noi. Io sono vestita da Greta Mendes. Questa mi ispira un po' da di Greta? Più. Mamma mia. Chi è Chiara Ferragni? Sei la fidanzata di mio amico Fedez. Ma come sei vestita bene. Grandi. Secondo voi, qual è la coppia più bella tra gli animatori? Anche il terzino c'è qua, Cioè, voglio dire, la coppia più divertente, la più bella. Fate attenzione, c'è anche non sbagliare. il terzino è qui. Siete troppo modesti. Grazie. Non sbagliare. E Martina. Qua mi dicono scatta e Martina. Un applauso. Grazie, grazie. Calmiamoci un attimo, grazie. Non andiamo oltre.
qual è il balletto che vi è piaciuto di più all'oratorio? Allora, per me, ma per tutti, penso sia Volare. Volare? È così? Facciamo una dimostrazione allora! Va bene? Ma io lo voglio un po' vedere questo balletto Volare. Cos'è questo Volare? Mica, lo conosci? Volare. Non so il significato di questa parola in... Fly, fly, ditelo per voi, fly. Fly, fly. Allora te lo facciamo vedere. Vedere? Sì, osservare con gli occhi. Ah, con occhi? Con gli occhi, sì. Ah, molto molto bene. Facciamolo partire per favore, grazie. Giorgio, se sei storto quando fai la dub. Ma non si dice! Volare giù per terra, comunque abbiamo capito, come Gianni Morandi. Dai, giudici, è il momento del vostro gioco. Allora, io direi che... Ditelo voi, meglio. Allora, cosa abbiamo preparato per voi? Cosa crudele. Pasto. Il gioco dei bidoni. Quelli che riceve Claudio sull'altare. Veline, portate i bidoni. Forza, veloce. Op, op, op. Scherzo. Op, op, op. Vieni. Op, op, op. Io avrei paura al posto vostro. Che aprono le scatole. Vieni. Grandiose le nostre vallette, un applauso. Noemi, Lucrezia, Serenella e Maria. Non si guarda dentro. Giudici, spiegate il gioco. Allora, abbiamo nascosto quattro lucchetti. Dovete trovarli. Ma cosa c'è di dentro? Domanda. Chi inizia? È una prova a tempo. Dovete scoprirli in minor tempo possibile. Inizia, io direi capitano, facci vedere il tuo coraggio. Un applauso. Un applauso di incoraggiamento. Cosa sceglierà il capitano? Non sbirciare. Qualcuno gli tappi gli occhi. Pronti? Partenza, via. Nella storia dei Rossi. Ma cos'è troppo facile? Chi è che l'ha nascosto? Cosa c'era dentro? Fermi. Fermi? Che giudici. Schifo. Schifo. Ah, c'è, vedo un serpente io lì. Serpente! Bravissimo. Ho provato pure. La prossima. Bravissima. Cosa c'era dentro? Slime. Poi me ne daresti un pezzetto. Grazie. Scava, scava! Tic-tac, tic-tac!
non abbiamo la suoneria del tempo, quindi ci accontentiamo. Tic toc, tic toc, scherzetto magari non c'è. C'è, bravissima! Cosa c'era? Lo schiuma da barba. Mannaggia questi animatori. Quella che uso sempre io. Sì, certo, posto. Certo, ci crediamo. Dietro un applauso. Esatto, un applauso, dai. Come lo giudicate questo gioco? Io direi che la capitana si è dimostrata capitana, dai, possiamo lasciarla andare. Un applauso. Ciao. Bravi Rossi. Direi di sì. Allora, adesso devono salire quelli che hanno preparato il balletto di Pop. Grande! Pop. E presenta ovviamente il maestro. Ma mi sa che lo conosciamo! Grande! Buonasera, innanzitutto volevo salutarvi e fare un bel applauso per questa situazione, grazie, un bel applauso. Anche ai giudici, grazie, grazie. Ah, scusate, giudici. Bravi giudici. Niente, con il don Alessandro abbiamo fatto un progetto dedicato all'hip hop per il primo anno. Io arrivo da Milano, mi chiamo Willy B e faccio questo da quando sono piccolino. E quello che ho insegnato ai ragazzi in queste quattro settimane, abbiamo sudato, abbiamo condiviso e siamo stati bene, abbiamo creato qualcosa insieme che adesso finalmente lo potete vedere, ok? Grande, un sogno nel cassetto! Ci vediamo tra poco! Un applauso! Rimanete connessi che dopo vi esibisco, ok? Grande, vogliamo vederti! Grandissimo Willy, un applauso! Secondo me mi piacerà molto. È stato un errorino, scusate, questa era la mia canzone mentre faccio la doccia. Che figo! Che scarpe luminose! Illuminaci questa serata! Falle vedere! Dai, non farti via! Mostraci le scarpine!
Con una parola del nostro amico Mika, cool. Oh, cool. Siete molto. Conoscete cool? Grandiose, come siete cool. Sì, ma non aggiungeteci un no, per favore. No, sciocchino, non si dice. Comunque, io vedo tante belle faccine, tutte belle allegre. Secondo me vi è piaciuto tanto questo laboratorio. Fate sentire l'urlo. Allora, io le ho viste nelle prove, siete davvero brave. Bravi. Greta, ma che belle scarpe che hai. Falle vedere al pubblico. Fai scintille, Greta. Greta, Greta, Greta. Un applauso! Potete accomodarvi! Prego! E mille accomodatevi, grazie! Ciao bellissime, un saluto! No, fa niente! Quanti ballerini questa sera! Sarà difficile valutare tutto questo! O no, Giulci? A me è piaciuto moltissimo, davvero tanto. Si vedeva che c'era passione, un po' di sogno nel cassetto del nostro amico Willy. Ma come siete bravi questa sera, siete pieni di complimenti. Grazie. Voi due siete i veri talenti di questa serata, un applauso ai presentatori. Ciao. Grazie. È un po' lecchino, dai, diciamo. Come Meli? Sento dei buchi qua io. Hai visto? Applauso. Favori Disney. Aspettate, secondo me questi due tramano qualcosa. Si sono offesi? Si sono offesi, sì.
Secondo me ci sono rimasti malissimo. Dai, chi è il più bello? Io sento favoritismi. Ok, diciamo un'altra volta che ci state spaventando. No, dai, vi vogliamo bene. Un bacino, un bacino, dai. A me il bacino? No, Enrico, no. No. Scherzare. Grazie. Che carini. In questo oratorio si vede anche amore qualche volta, dai. Ma Martina, il cuore è nostro, ovviamente, per pa. Non è vero, dai. No. Anch'io ti voglio male. Gentilissimo. Dai. Allora, facciamo entrare la prossima squadra. Un applauso per i Verdi. Mia, che paura stavolta! Un colpo in corda! Presentatevi! Io sono Maria, la capitana dei Verdi. Grazie Maria, Maria, capitano dei Verdi! Io sono Gabriel. Sono Matteo, e intanto per voi. Io sono Cristina. Io sono Davide e sono travestito da Hulk. Hulk! Aspetta, io devo dire una cosa. Io volevo ricordare a tutto il pubblico che tutti questi bellissimi capitani è il loro ultimo anno. Io gli farei un grande applauso. Perché ci hanno regalato tante di quelle gioie. Brave, brave. Passiamo alla prossima domanda. Allora, qual è stata la coppia più bella di questo oratorio estivo tra gli animatori? Beh, come ragazza io sceglierei la Claudia perché comunque è mia cugina. It's love! E come partner io affiderei Franci perché in fondo... Grande Franci! Grande Franci! Bravo Franci! Mi posso chiamare qui sul palco? Dai, venite qui sul palco! Vai Franci! Vai Franci! 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 Un applauso per Francesco! Anche la Claudia! Un abbraccio, non a me! Anche la Claudia! 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 Grande capitana! Grande, grande. Ok, ora continuo. Adesso una domanda. Qual è stato il momento più bello in queste 4 settimane? Quando vedi i bambini sorridere perché gli piace il gioco che fanno. È il mio primo gioco spettacolo, dove mi sono travestito da tarda. Quando si vince un gioco organizzato. Che pensieri profondi! Applauso. Un applauso, dai, un applauso. Giudici! Il vostro gioco per i Verdi? Allora, il gioco per i Verdi sarà coppia al giudice. Coppia al giudice? Come si gioca? Allora, noi giudici adesso veniamo sul palco e faremo delle cose strane che ovviamente vedete. Solo gli uomini, grazie. No, ovviamente solo le donne con la R motion. Non è vero, ciocchino. Dai, non è devo, non è devo. Ciocchino. Dai, correte, giudici! Non
non sono più in gran forma come una volta. Vorrei dire. No, però io ho il vestito, un po' di difficoltà, grazie, faccio il giro. Attendetemi un attimo. Parti te. Permesso. Scusate, non ho più una gran forma. Non ho più una grande forma di una volta. Dai, Marti! Arrivo, c'ho un po' di ernia io, Scusatemi. Siete pronti? Pronti? Facciamo un po' di prepartita. Vai, riscaldamento prima! Tutti! Non posso farlo. Tutto quello che fanno. Un po' scarsini. Io direi che sono già caldi dalla serata, cioè. Vedo la Maria in difficoltà io. Suave, sito parabaco. Parabaco, no? Bomba! Senza il movimento sessuale, senza... No? Ho sbagliato? Un applauso! Grande! Dai, adesso dobbiamo fare entrare i prossimi concorrenti. Bene, salutiamo i Verdi con un applauso. Bravi Verdi, ci sono piaciuti! Aspettate. Chiamerei sul palco una persona. Animatore Nicolas, vieni sul palco. Vero, Nicolas. Dai, però collaborate. Dai, Nicolas, oggi è il suo compleanno. Anche Adele, compie gli anni pure Adele. Vorrei anche salutare. Dov'è Adele? Alla mamma di Adele. Tanti auguri, un applauso! Grazie a tutti e buonasera. Quanti ne fa? 5, ok, bravo! Dai, adesso facciamo entrare la Chicchi col suo balletto. Somewhere.
Luigi. Sono senza parole. Veramente brava. Non mi sento di giudicare. Veramente bellissimo. Un applauso. Adesso facciamo entrare l'ultima squadra. I blu. Io sono la strega di Clash of Clans e sono la Tere. Grande. Io sono il barbaro di Clash of Clans e sono Paolo. Vai Babao! Paolo! Grande Babao, mi piaci. Sei una domanda, Marta. Perché ti sei fatta i capelli blu? Per dare supporto alla mia squadra, perché io amo i blu, io sono nel blu nel cuore, nei capelli, per sempre! Grande! Che cuoricino generoso! Che gioco abbiamo? Allora, indovina una bella canzoncina! Grande! In pratica noi vi facciamo partire una canzone e voi la indovinate. Siamo pronti? Pronti? Cantiamo insieme, eh? Ovvio. Eccola. Pronti? Le note no finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non cambieresti mai. So con te non finirà il sogno di sentirsi dentro di Manderico! Blu! Che canzone era? Come mai negli 883? Pure sincronizzate! Capitana! Potete accomodarvi! Un applauso! Un applauso! Attenzione! Adesso entra Willy con la sua crew. Come si dice, mica? Crew. Pronunciation. Un applauso! Stupiteci! Willy. Grande calore.
veramente senza parole, senza parole. L'applauso! Così poco? Vale, vale davvero tanto. Giudici, a voi la parola. Senza parole. Se l'avessi fatto io mi sarei rotto. Sei il cuoricino che va dentro. Sei già rotto, Matteo. Esatto. 9 anni. Bravissimo. Come si chiama? 10, corretto. Vogliamo sapere come si chiama noi. Come si chiama? Vieni avanti, vieni avanti. Mi chiamo Andy. Andy! Ciao, un applauso! Grandi, grandi. Potete accomodarvi, ultimo applauso e un saluto! Un momento. Volevo dire solo una cosa. Cosa dice adesso? Cosa vuole sempre? Sempre lui. Cosa si inventa? Mamma mia! Per me la corazzata con Tionkin è una cagata pazzesca! Ma che giudice abbiamo! Allora, adesso però facciamo un discorso serio. Dedicato a tutti gli animatori. Grazie, anche a voi lì dietro che non vi si vede, ma ci siete! Molti pensano che fare gli animatori sia noioso oppure inutile. Noioso, però anche tante persone non sono portate a farlo. Può essere stancante, anzi lo è sicuramente. Il lavoro, i sacrifici, anche dopo l'orario dell'oratorio, ma nulla, ripeto, nulla è più bello che vedere il sorriso dei bambini. Cioè, quando dice questo bellissimo sorriso dopo aver giocato con noi, è veramente una sensazione unica. Adesso... veramente senza parole. Applauso, perché non vi rendete conto di quello che abbiamo qua stasera. Adesso vogliamo farvi vedere solo un pezzo di una giornata tipo di un animatore. Non siete neanche un po' curiosi? Io mi offendo adesso, grazie. Anche se dietro c'è molto molto altro. In fondo siamo animatori tutto l'anno, non solo d'estate. Shoulder and I had a feeling that I belonged. And
too old for working. His body's too young and took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. He had a fast car. We go cruising, entertain ourselves. He still ain't got a job. Not work in the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See it fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Can't touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the. We'll be right back.
Con questo ballo abbiamo chiuso un'intera estate, l'estate Ozal 2017. Bravo Harry! È stato un anno pieno di emozioni, divertimenti, spettacoli, giochi, tutto e di più. E come noi animatori, anche i bambini, penso, ci siamo divertiti tantissimo, no? Prima di vedere le foto e le classifiche finali, vogliamo fare un grandissimo ringraziamento a tutti gli animatori che hanno animato le nostre giornate, agli arbitri che hanno creato questi bellissimi giochi. Poi
un ringraziamento a Don Alessandro, allo staff e alla suora. Anche se ci chiudeva fuori dal cancello per non farci entrare. Suora. Sulle mani per suor Rosaria. Sulle mani per suor Rosaria. Adesso io e la Melissa volevamo fare un ultimo e grandissimo applauso per tutti noi. Adesso, come ho già detto, quest'anno, anzi, queste 4 settimane sono finite. Ma come ultima cosa vogliamo riviverle come te, cioè come il passato, con un video di foto. Che adesso proietteremo. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Closing time, I was holding a hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. My, 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 my Galway girl. Time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give 1,000 reasons why. And I know you. And you've got to make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000 reasons why. Do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Solo un po', diamo alla vita un'ora, perché
dietro le spalle un morso di felicità, davanti il tuo ritorna alla normalità, lavoro e feste comandate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Lì dove siete, com'è che state, ci state bene e state. State bene e state. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. La vie en rose, la vie en rose, win better than tonight, celebrate.
when the storm clouds overhead. I wanna feel the heat.
Thank you.
Caccioli!